Ciao a tutti e bentornati sul canale. Allora, oggi faremo un video, ovviamente come leggerete dal titolo, e vi faccio vedere un po' che cosa ho ricevuto per il mio compleanno, che è stato la settimana scorsa, e poi vi faccio vedere anche i miei, diciamo, autoregali che ancora non sono finiti. Però intanto ve li faccio vedere, poi magari in un altro video haul di shopping vi faccio vedere il resto di quello che ho comprato. Allora, partiamo con il... non so da dove partire, ovviamente allora con i regali che mi sono stati fatti e partiamo con quello più bello, ovviamente, che ho scelto io, ovviamente, che è il regalo del mio compagno. E sono un paio di scarpe che ho scelto io e sono questi stivaletti qui, magari se togliamo questo è meglio, questi stivaletti qui, guardate che carino la particolarità del tacco, non so se si vede, ecco forse così si vede meglio. E questi sono, non so se conoscete, lo stilista Alexander Wang, che è uno stilista statunitense, credo con origini giapponesi. Poi, se, insomma, se ne sapete di più, correggetemi se sbaglio. Gli stivaletti, il modello si chiama Cori e io li ho presi, perché ovviamente li ho presi io, e io ho preso un 38 e mezzo e sono stracomodi e li ho presi su un sito. Cioè un negozio fisico che rivende online e il negozio precisamente si trova a Viterbo. Credo che abbia più di un punto vendita a Viterbo, mi sembra due a Viterbo e un altro lì vicino. Comunque il negozio si chiama, se vi può interessare, magari andate a vedere perché fa parecchi sconti, si chiama Eleonora Bonucci. Quindi il sito, il negozio si chiama Eleonora Bonucci, il sito si chiama eleonorabonucci.com. Io questi qui li ho presi al 65% perché c'era già un 40% di sconto e poi sul prezzo, diciamo, di saldo c'era un ulteriore sconto del 25% sui saldi finali. Quindi ho fatto veramente, veramente un ottimo affare. Non io, ma ovviamente il mio compagno l'ha fatto perché li ha comprati lui. Poi andiamo avanti con il secondo dei miei regali preferiti, che ovviamente è sempre stato commissionato da me. Siete pronte? Ta-da-da-da! Questo è il regalo che mi è stato fatto dalle mie cugine, vi adoro, ed è la Naked Heat, ovviamente, di Urban Decay, quindi è l'ultima palette nata in casa Urban Decay, e è un po' sporca, perdonatemi, e bene, è caduto il pennello e mi ha sporcato i pantaloni, evviva! Comunque è questa, magari il pennello lo dovevo togliere prima, viene dotato di pennello, ovviamente. E questi sono i colori che sono, ragazze, favolosi, favolosi. Poi magari se volete vi faccio anche un video. Ovviamente mi sono truccata con quella oggi e, perché praticamente da quando me l'hanno data mi trucco solo con questa e mi piace da morire. I colori sono super scriventi, sono tutti stupendi perché sono colori caldi che io amo di più in assoluto e sono favolosi, veramente veramente favolosi. L'unica cosa che a me dà un po' fastidio degli ombretti Urban Decay, soprattutto diciamo della serie Naked, è la polverosità, perché per me, per i miei gusti, diciamo, risultano molto molto polverosi. Io di Naked, queste qui palette così, è la prima che ho, che posseggo, e però ho le basic, quelle piccoline, ho sia la 1 che la 2. E anche su quello ho notato che la polverosità è veramente alta, però come performance e come qualità di rossetti o rossetti, ciao, buonanotte, di ombretti è ovviamente favolosa, quindi
La amo alla follia, veramente. Settimana prossima, se vi interessa, facciamo magari, faccio un mi preparo con voi e ovviamente chiacchiericcio e vi faccio vedere le ultime cose che ho comprato di make-up, perché ho comprato un po' di novità uscite ultimamente, quindi magari ve le racchiudo tutte in un video, così essendo diciamo cose appena uscite, magari vi potete fare un'idea, ovviamente con il mio modestissimo parere, vi potete fare un'idea di insomma di come sono i prodotti prima di poterli acquistare. Poi, ultimo regalo fisico ed anche ultimo regalo richiesto, ovviamente, è stato il regalo di mio fratello e mia cognata, ovviamente, che mi hanno regalato su richiesta la GHD. Questa è l'Amber Edition, mi sembra. E vabbè, loro l'hanno presa su Amazon ed è bellissima. Ovviamente l'ho già provata, già ho fatto i capelli lisci, già ho fatto i capelli mossi. L'avrei dovuti fare anche oggi perché me li sono lavati, ma questa è la mia situazione perché non mi va di farmi la piastra, però è veramente favolosa ed è stupenda. È comodissima ed è facilissima da usare anche per una come me che non è capace neanche a farli lisci e ce l'ha lisci, quindi immaginate, figuratevi, e mi piace tantissimo e la volevo da un sacco di tempo, infatti gliel'ho detto tipo a luglio a mio fratello, gli ho detto tipo guarda, già so che cosa mi farai per il compleanno mi piace tanto, sono contenta di averla ricevuta e questa è diciamo la pochettina che c'è con cui viene all'interno, che è resistente al calore, quindi potete riporla tranquillamente anche calda. E mi piace tantissimo. Infatti, poi adesso comunque è poco che ce l'ho, quindi l'ho utilizzata poco, più che altro l'ho utilizzata appunto proprio per fare le prove. Però adesso mi ci dedicherò un po' di più piano piano. Poi ho ricevuto, non ce l'ho fisicamente perché le ho già spese, ovviamente vi faccio vedere quello che ho comprato. Ho ricevuto due card, una di Kiko, quindi carte regalo, una di Kiko e una di Sephora. Mi sa che mi sono dimenticata qualcosa e adesso li vado a prendere, aspettate. Eccoci qui tornati, mi ero dimenticata due cose da farvi vedere e mi ero dimenticata anche un ultimo regalo fisico che mi è stato fatto, tra l'altro uno dei più importanti, che mi è stato fatto dai miei nipoti e ovviamente fatto fisicamente dalla madre perché i miei nipoti di 2 e 4 anni non potrebbero farmelo ed è questo vestito che non so se riuscirò a farvi vedere. Preso sinceramente non so dove, credo in un negozietto qui sull'Appia. È questo vestito lungo fino, adesso lo sporco anche con il rossetto, lungo praticamente fino ai piedi, fatto a chemisier, tutto quindi a camicia. Ha i bottoni fino a tipo qui a quest'altezza, quindi rimane un po' aperto davanti, giù in fondo, con una cintina in vita nero con questa fantasia fiorata così che mi piace tantissimo, l'ho già messo e fa una figura ovviamente manica lunga e fa una figura stupenda e mi piaceva, lo cercavo da un po' e però non l'ho visto, cioè l'ho visto nei soliti Zara e H&M questi qui, però non mi piacevano tanto. Lei ovviamente ha subito capito questa cosa, infatti ho detto a mia cognata che la prossima volta starò zitta e non dirò più niente perché altrimenti mi compro tutto quello che mi viene in mente e non, sinceramente non mi va, cioè la piastra bastava e avanzava e quindi insomma lei l'ha visto e me l'ha comprato, quindi ti ringrazio. Mua, sei un tesoro. E allora, parlavamo delle due card. Questo video sarà lungo un'eternità, preparatevi, quindi prendetevi tisanine, patatine, Coca-Cola, quello che volete. E allora, la prima card che ho speso e che vi faccio vedere, diciamo, cosa ho comprato, è quella di Kiko.
Allora, in quella di Kiko, io vi devo dire la verità. Da Kiko era parecchio che non compravo, che non entravo, perché comunque tra Sephora, NYX, ultimamente, diciamo, non avevo la voglia di entrare da Kiko. E l'altro giorno sono rientrata dopo parecchio tempo e vi devo dire che non ha cose malvagie, diciamo. Sicuramente preferisco altri brand, però diciamo delle cose che ho comprato ed ho provato mi stanno piacendo abbastanza. Allora, ho preso tre maschere, di cui una è stata fatta perché Kiko anche ha messo le maschere anche per il viso. E nello specifico ho preso la Make Me Matte, che è questa maschera primer per il viso, quindi da mettere maschera viso monouso in tessuto e da mettere prima del trucco per rendere la pelle perfettamente opacizzata. Poi ho preso questi patch You Are Golden Eye, questi patch effetto freddo maschera occhi in idrogel, e quindi lì proverò e vi farò sapere. È della stessa linea di questo qui, You Are Golden. Avevo preso anche la maschera per il viso che mi sono fatta l'altra sera e che è tutta dorata ed è una maschera, diciamo, illuminante. E mi è piaciuta abbastanza. Quindi devo dire che per il momento. Ah no, scusate, ne ho presa anche un'altra che ce l'ho lì nel cassetto, vabbè, me la sono dimenticata. Comunque la classica, i classici guantini, quindi maschera per le mani. Poi, sempre da Kiko, ho voluto provare, ovviamente essendo ossessionata, essendo il mio feticcio, ho preso una loro tinta labbra, che poi non è tinta labbra ma è rossetto liquido, io dico sempre tinta labbra ma sbaglio, ed è l'Instant Color Matte Liquid Lip Color. E io ho preso la tonalità 02, che è questo marroncino freddo, diciamo malva, adesso ve lo faccio vedere, che è molto bello, è uno dei colori che io amo di più, ovviamente è un colore molto forte, e l'ho provato una volta sola, vi devo dire che non mi dispiace, costano mi sembra 7,90 euro. Le maschere stanno tutte sui 5 euro, 4-5 euro. L'ho provato una volta e non mi dispiace, mi piace molto il colore, non mi secca particolarmente le labbra, resiste tantissimo, mi ha resistito tutto il giorno, quindi buono. L'unica pecca secondo me sono le colorazioni che per chi ne ha pochi, diciamo, magari può scegliere, per chi ne ha una miriade come me e la maggior parte sono colori nude, diciamo non c'è molta scelta perché poi quelli più scuri al finale sono nero, blu, tipo un blu petrolio, che sono colori che ovviamente io non comprerò mai perché non me li metto. E quindi ecco, forse un po' di pecca per i colori, però per il resto mi è piaciuta tantissimo, bomba, bomba, bomba. Poi, cos'altro ho comprato? Ho comprato, perché mi sono fatta fregare come al solito dalla mia, un altro mio feticcio e dalla ragazza che mi ha impappinato alla cassa, come al solito. Ho preso questo mascara della collezione Fall 2.0 mascara, che credo che sia la collezione uscita attualmente, e mi ha incuriosito molto perché ha questo scovolino particolare, vedete, molto piccolo. Non avevo un mascara così, mai usato un mascara con questo scovolino così piccolo, ho detto vabbè, proviamolo. L'ho provato, vi devo dire la verità, una volta sola. Non mi dispiace, non mi dispiace, perché essendo così piccolo lo scovolino, quelle inferiori le prende benissimo e prende anche magari queste qui e queste qui superiori che sono piccoline, quelle che sono all'inizio e alla fine. E ovviamente non vi posso dire chissà che perché avendolo provato una volta sola, però vi dico, vi devo dire che
Non mi ha assolutamente stampato sopra né sotto, che per me è una cosa fondamentale perché la settimana scorsa ho comprato quello nuovo di Rimmel che si chiama... No, Scandalize. Non me lo ricordo. Comunque quello, l'ultimo di Rimmel fucsia, con il packaging fucsia, metallizzato, quello che dice che ha le fibre all'interno, ragazze. Per me terribile. L'ho provato 3-4 volte perché dico, vabbè, magari sarà all'inizio, il prodotto si deve asciugare. No, non si asciuga mai, mai. Cioè, dopo 8 ore che ce l'avete su, a me stampa ancora. Cioè, non si asciuga mai. Sentite sempre quella sensazione sulle ciglia di bagnato. Assolutamente no, bocciato. Infatti, quando farò poi il video dei preferiti e bocciati, vi... sicuramente lo metterò, lo inserirò all'interno perché non mi è piaciuto proprio per niente, per niente, per niente. E questo comunque vi devo dire non male, costa mi sembra sui 5 euro. Poi ultima cosa che ho preso da Kiko perché per necessità ho preso questa matita Last Precision Automatic Eyeliner and Kohl, quindi sia interna che esterna, che è quella che poi tra l'altro ho su oggi, sopra sfumata, mi stavo ciecando un occhio, sopra sfumata e anche un pochino sotto. E oggi è la seconda volta che la provo. L'ho presa marrone perché mi serviva marrone, non avevo una matita marrone, è un marrone molto scuro, intenso, bellissimo. E che è molto morbida all'inizio, ma si fissa in un attimo. Ieri l'ho tenuta su tutto il giorno, dalla mattina alla sera, e non si è spostata di 1 mm. Cioè, una cosa favolosa. Anche questa mi sembra sui 4 euro. Se vi interessa, è la numero 12, perché c'era anche la 13 che era sempre un marrone, però era ancora più scuro e praticamente sembrava nero. Questo invece è un marrone scuro, ma è un bel marrone scuro, si vede che è marrone, tipo un testa di moro. E mi è piaciuta tantissimo, veramente tanto. Poi ovviamente oggi è la seconda volta che la provo, quindi le prime impressioni sono positive. Poi magari se volete avere delle recensioni più approfondite e più veritiere, e ci rimandiamo tra qualche settimana. Allora, Kiko ho finito, però con il fatto che ovviamente avevo speso più di 25 euro di spesa, ti davano con 5 euro in più questa pochettina qui, molto carina, fatta, vedete, tipo con le pagliettine in rilievo, sempre della collezione Fall 2.0, che è molto carina, io ancora non l'ho usata, però comunque per il trucco ho detto, sai, non bastano mai le pochettine, quindi carina. Poi da Sephora invece ho preso, sempre con una carta regalo, tre maschere viso. Queste qui loro, e nello specifico ho preso quella al tè verde che è mattificante e anti imperfezioni, che mi serve perché sono in quel periodo del mese e mi sono uscite delle bolle allucinanti, oppure non so se è qualche prodotto per la pelle che sto usando nuovo, vedremo, spero di no. Poi ho preso quella al melograno, che è defaticante ed energizzante, e poi ho preso quella all'alga che non l'avevo mai vista, forse è una delle ultime uscite, che è purificante e detossinante. Detossinante? Sì. E quindi ho preso queste tre che mi piacciono molto e le proverò, poi vi farò sapere. Poi ho preso poche cose perché non lo so. Volevo delle cose, diciamo, mirate e poi non avevo tantissimo da spendere. Ho preso la cipria di Make Up Forever, questa qui, la Ultra HD, sì, Ultra HD, però ovviamente ho preso la Travel Size
perché quella grande, parte che volevo provarla e poi quella grande costa troppo e non ho intenzione. Poi se ne varrà la pena magari la comprerò in full size. Comunque questa sono 4 grammi di prodotto ed essendo comunque in polvere libera alla fine, vi dura parecchio, anche perché di questa ce ne vuole veramente poca. Poi io la metto nella zona T e per settare il correttore. Oggi l'ho provata per la prima volta. Vediamo, non so che cosa dire. Sicuramente è molto fine e come texture, come polvere, ce la posso fare. Non mi piace molto il packaging perché ha questo, ecco, tra l'altro mi sono anche sporcata, perché ha questo, vedete, questa protuberanza che non mi permette di mettere il prodotto qui, quindi lo devo mettere in un altro coperchietto, però va bene. E first impression buona, però insomma mi sono truccata mezz'ora fa, quindi ancora non vi so dire con precisione, non mi va di dirvi una cosa per un'altra, quindi magari ve ne parlerò la settimana prossima quando registro il Get Ready With Me e ho avuto modo di testarla di più. E poi ho preso sempre in travel size perché costa una fraccata grande, l'hangover della Too Faced, e che è il primer quello idratante al cocco. Io lo avevo in una mini, proprio mini mini taglia, trovato in un cofanetto e mi è piaciuto tantissimo, veramente veramente tanto, e l'ho utilizzato per alcune occasioni speciali, diciamo cerimonie, e mi ha tenuto benissimo, e una figata, veramente una figata. Allora ho deciso di prenderlo, ovviamente nella taglia un pochino più grande, questi sono 20 ml. Ci farò una vita perché ovviamente non lo metto tutti i giorni. E è senza siliconi e appunto è idratante, Replenishing Face Primer, e con acqua di cocco, probiotic, ingredienti base probiotici, e quindi insomma, se non l'avete mai provato, io l'ho già provato, e se non l'avete mai provato, provatelo. Questa qui, Travel Size, viene 15 euro. Mentre della Cipria questa viene 18 euro, 18-18,50. E provatelo perché è veramente veramente buono. Poi vi faccio vedere in ultimo e cerco un po' di stringere perché altrimenti questo video durerà 100 anni. Vi faccio vedere un po' di autoregali che mi sono fatta che ancora non sono finiti perché mi manca ancora un regalo di due mie amiche, che sicuramente sarà un'altra card, però questa volta in un negozio di abbigliamento, quindi poi vi faccio vedere quello che compro. E poi basta, mi sembra che i regali li ho fatti vedere tutti perché, ah vabbè, poi ovviamente i miei parenti, miei genitori e mie zie, comunque mi hanno dato soldi, quindi con una parte di quei soldi ho comprato le cose che adesso vi faccio vedere. E mi sono data alla pazza gioia con le scarpe. Ho comprato altre due paia di scarpe oltre al paio che vi ho fatto vedere di stivaletti, che mi sono stati regalati, e ne ho preso anche un altro paio su internet che ancora mi deve arrivare. E poi non so più dove mettere le cose. Bene, soprattutto le scarpe. Quindi vi faccio vedere questi due paia di stivaletti che ho preso in un outlet per chi fosse di Roma e zone limitrofe a me, quindi Appia Tuscolana. Li ho presi in un outlet che si chiama, mi sembra, la Casa delle Scarpe. Si trova via Tuscolana, una traversa via Tuscolana. E chi è di zona e vi piacciono le scarpe di marca, andateci, andateci, perché ha un sacco di marche, ha veramente un piano intero solo per donna. E da tantissime marche, da Caffè Noir, Miu Miu, Aldo, quale altro ha? Come si chiama quell'altro che ho anch'io? Vic Mathieu, ha veramente tantissime scarpe e sono tutte scontate almeno al 40%, ma le trovate anche al 50% e al 60%, quindi veramente
andateci se siete di zona, perché sicuramente troverete qualcosa. Io ne ho trovate due, ma me le sarei comprate altre 5-6, solo che essendo ovviamente un outlet non ha sempre tutta la disponibilità numerica, fortunatamente, perché altrimenti non so quanto avrei speso. E io ho trovato due paia di scarpe, ma sicuramente ci ritornerò, perché voglio fare, a parte voglio fare il regalo a mia cognata lì, perché se gli ritorna il numero, insomma, c'erano un paio di Miu Miu che le piacevano, quindi vado sul sicuro e le compro quelle. E poi comunque ci voglio ritornare assolutamente, perché ha veramente, ragazzi, delle cose molto molto belle. Per fortuna la ragazza, la commessa, mi ha detto che riassortiscono i numeri ogni tanto, quindi insomma bisogna andarci ogni tot per andare a vedere se è tornato il numero vostro. Allora, le prime che vi faccio vedere sono questo paio qui di stringate, ragazzi, sono bellissime, sono ovviamente di pelle e sono pesantissime, perché si sente, sono resistenti, sono fatte benissimo. Io ho preso il 38 e mi piacciono da morire, con tutte queste bocche sopra, sono molto molto carine, veramente molto carine. La marca si chiama Elvio Zanon, però io non l'ho mai sentita, e molto belle. Queste le ho pagate 69,90 da 149, mi sembra, sì, esatto, 69,90 da 149. E poi quest'altro paio di stivaletti che ancora non ho avuto modo di mettere, ma ragazzi sono bellissimi, stracomodi, con questo tacchetto che è molto comodo, e di questo colore, c'erano anche neri, ma mi sono innamorata di questo colore, non lo so, un colore indefinito, tipo bronzo, vedete, fatto un po' così, un po' rovinato. Stupendi, veramente stupendi, stracomodi. Di questi ho preso il 38,5. La marca, se vi può interessare, è, si chiama Studio by Volpato, e questi li ho pagati sempre 69,90 da questi di più, da 179, quindi insomma voglio dire ce n'è parecchio di risparmio. E il negozio si chiama Il Regno della Scarpa, quindi andate a vedere magari su internet, su Pagine Gialle, se c'è l'indirizzo preciso, e consiglio spassionato, veramente andateci se siete di zona, se siete appunto zone limitrofe, se vi è comodo per arrivarci fateci un salto. Con le scarpe momentaneamente ho finito, e poi vi faccio vedere altre qualche altra cosetta di abbigliamento che ho preso ieri da Pull&Bear e Bershka. Partiamo da Pull&Bear, questo maglioncino qui, semplicissimo maglioncino stramorbido di questo colore che amo, non tanto lungo, vedete, è cortino, ma semplice, semplicissimo, vedete, con la manichina così. Ho preso la L perché dal vivo, cioè ragazzi, è veramente veramente molto piccolo e molto corto, io lo volevo un po' allarghetto, quindi ho preso la L e l'ho pagato 9,99 euro. C'erano anche altri colori, adesso mi misuro questo perché ancora non l'ho misurato, se mi piace mi vado a prendere anche gli altri colori, tanto da Pull&Bear ci devo tornare, perché mi devo prendere un giacchettino che mi piaceva molto e anche un paio di pantaloni uguali a quelli che mi sono presa, che adesso vi faccio vedere perché indosso. Poi ho preso questa magliettina qui che avevo visto la scorsa volta e mi piaceva tanto, e con scritto The Rolling Stones Tour, vedete, con tutte le lingue fighissime, e molto carina. Questa ho preso una S perché è veste abbastanza larga, vedete, a parte che io tanto poi la metto dentro i pantaloni a vita alta, e questa è proprio, vedete, penso che sia proprio official Rolling Stones, e questa infatti l'ho pagata a 15,99, un pochino, però mi piaceva tanto. Ce n'era anche un'altra sempre Rolling Stones con la lingua invece classica grande, molto bella anche quella, e poi c'era anche una dei Sex Pistols e ce n'erano altre però molto carine. E poi vi faccio vedere questa magliettina che indosso qui, che invece ho preso da
Berska, che c'è scritto I'm the queen of my dog's heart. Spero di esserlo. E ovviamente se ci fosse stato il bassotto sarebbe stato meglio, e non il bulldog francese, però anche il bulldog francese mi piace molto. Questa pagata 4,99 euro. E poi questi pantaloni qui, sempre da da Pull&Bear, molto belli, a vita alta e carini, che finiscono, vedete, così qui, con il risvoltino, molto belli, mi piacciono tantissimo, sono stracomodi, pagati 15,99 e c'erano anche neri a strisce bianche, mi sembra, sì, gessati bianchi, e sono stracomodi. Io ho preso la M, 15,99 ve l'ho detto, e credo che la prossima volta che vado da Pull&Bear, quindi penso tra un paio di giorni, perché vi ripeto, ho visto altre cose che mi piacciono, e penso di andarli a prendere anche neri, perché sono stracomode, io li sfrutto molto d'inverno, perché praticamente metto solo questi, perché non metto quasi più ormai jeans, perché mi stanno stretti, mi danno fastidio. E quindi niente, è finito, chiudo, perché altrimenti questo video durerà 50 minuti. E io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, e se fosse così spolliciate in su, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo la settimana prossima, sicuramente con il Get Ready With Me, poi farò magari anche la seconda parte, diciamo, di haul shopping, autoregali per il compleanno, oppure semplicemente shopping autunnale, e anche se qui a Roma ancora di autunno non se ne vuole parlare, meglio così. E niente ragazzi, quindi noi ci vediamo nel prossimo video, e mi raccomando, magari se vi va scrivetemi nei commenti, sapete che mi fa sempre piacere, e mi parlate dei vostri ultimi acquisti, e niente, ci vediamo la settimana prossima. Un bacio, ciao ciao!